attorno alla cosiddetta generosità e altruismo di una donna che presta il proprio corpo, la propria mente, se stessa per una gravidanza per altri, c'è profitto da parte di tutte e tutti i soggetti coinvolti, in particolare le agenzie che anche a livello europeo e a livello mondiale agiscono in questo che è diventato un vero e proprio settore produttivo in cui la donna si presenta e viene ovviamente sfruttata per la capacità produttiva che ha e su di questa si fanno gli affari. Scusate, il controllo mercantile e il dominio della natura umana femminile, la forza pervasiva del capitale e del mercato, i simboli che vengono utilizzati, il linguaggio, l'indirizzo nuovo che viene dato alle relazioni sociali sulla linea della produzione e della riproduzione e delle funzioni naturali umane a cui viene dato un nuovo senso. Ecco, questa proposta emendativa a prima firma Maggi delinea una qualità della maternità che nulla ha a che fare con la maternità così come si è voluta, radicata, affermata, significata per secoli, direi per millenni. Grazie onorevole. Ha chiesto di... pensavo avesse concluso, mi perdoni, errore mio. Prego, prego, ancora no. Te. Si tratta non di solidarietà, ma di un accordo di gravidanza per altri... Onorevole Sasso, prego collega. Non è... se vuole intervenire chiede la parola. Prego collega Zanella. Scusate, per me questo intervento significa molto sia a livello personale che a livello politico. Non intendo essere strumentalizzata, voglio dire la mia parola di verità. E la mia parola di verità, a partire anche dalla mia esperienza come madre e come anche nonna di due bambine e di due bambine, è questa, che la maternità non può essere ridotta ad un mezzo di produzione a vantaggio di altri e altre. Bene, concludo dicendo che con questa proposta, e chiudo veramente Presidente, in realtà la donna cosiddetta gestante, non viene definita madre neanche per carità, la donna rinuncia con un accordo, con un negozio giuridico, con un contratto di fatto al proprio corpo e l'autodeterminazione. Durante la gravidanza sentirà questa creatura muoversi nel proprio corpo, ma alla fine, ad ogni costo, dovrà consegnarla a chi l'ha commissionata. Grazie, onorevole.